dopo tanti giorni di casa, di quarantena, abbiamo deciso di fare questa cosa, io e Ciro Oliva, per portare un po' di felicità alle persone che ho visto in questi giorni, che sono scese un po' di più, un po' in difficoltà. Allora, essendo che il mio quartiere, dove sono nato io, ho voluto fare questa cosa con Ciro per portare un po' di dolcezza e l'UNESCO della città, che è la pizza napoletana. E io devo ringraziare al quartiere Sanità per tutto quello che ha fatto negli ultimi anni. Hanno voluto crescere, hanno portato i turisti, e io devo ringraziare pure loro, quello che sono adesso, perché grazie a loro oggi mi conosce tutto il mondo. Portiamo fiocchi, la mia specialità è pizza. Ogni paniere che abbasseranno le persone, diamo una scatola di fiocchi e due o tre pizze, dipende da quante persone sono all'interno. Quante persone pensate di raggiungere? Io spero più di 120-130 famiglie. Sì. Continueremo venerdì e lunedì andiamo a dare un forte abbraccio a quelli là che ci stanno sostenendo di più di noi, che è al Cotugno. Mi sono sentito con Ciro, ho detto vogliamo fare tre pizze e tre fiocchi di neve per le persone che sono in difficoltà della sanità. La siamo sulle vicino alle persone, che in questo momento è un prodotto semplice, popolare, un prodotto per tutti che dobbiamo portare sulle tavole dei nostri clienti, del nostro popolo, perché la pizza unisce tanti paesi del mondo, la pizza è unione, quello che vogliamo noi. Da 4 di maggio, appena apro la sala cinesca, voglio che le pizze arrivano a 2 euro, margherita e marinara, che vengono qui e ce le portiamo noi direttamente a casa, perché le persone sono desolate, sono sconvolte, vogliono veramente un sostegno, e la pizza è sorriso. Attraverso anche altri imprenditori napoletani cercheremo per settimana prossima di fare del nostro meglio per accontentare tutti quanti e portare le pizze anche in altri quartieri di Napoli, alla Pegna Secca, a Porcella, a San Gaetano. 500 pizze questa giornata andremo a donare, ci mettiamo sugli scooter. Io quando ero piccola, che avevo 12 anni, prendevo queste pizze su una mano e le portavo a casa delle persone, e questo è il ricordo mio d'infanzia, e ora le porterò così, in questa maniera, di come mi vedete. Porterò le pizze per queste persone che sono in difficoltà, e lo faccio veramente con tutto lo sdegno, con tutta la mia anima. Ci faccio calopanare, signora, calopanare, e ci metto le pizze dentro.